Eccoci qua, ribuongiorno. Vedo che siamo tanti, siamo molti di più del webinar precedente. Allora, ricordatevi che lunedì c'è il webinar che parte alle 9:30 e poi c'è il webinar che parte alle 10:30. Quello delle 9:30 doveva finire alle 10:15, ma è stato prolungato un attimino perché c'è stato un dibattito di trading. Dibattito di trading, ok? Bello come titolo, infatti lo chiameremo dibattito di trading quando metterò la registrazione. Dibattito di trading o sul trading. Perché a volte siamo praticamente vincolati da uno che vede una cosa e uno vede una cosa. Allora facciamo l'esempio senza essere un po', diciamo che poi non c'entra dal lato maschile o femminile. Quando una donna o un uomo vede una donna, vede un uomo e con l'amica vede un uomo, cioè, ah, guarda che bel quel tipo, magari l'amica non piace, giusto? Quindi abbiamo due gusti diversi. La stessa cosa è quando noi uomini guardiamo una donna, ah, guarda quella, invece no, quella non mi piace, mi piace piuttosto l'amica. Per farvi un esempio, che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Nel trading equivale la stessa cosa. Perché magari non ti piace l'idea di andare short, perché tu vedi un'altra cosa. Ma in quel momento lì a me piace l'idea di andare short perché vedo una cosa che a me fa intuire piuttosto lo short. Quindi questo è il bello del trading. Cioè io cerco sempre di fare dei paragoni che siano un po' anche normali dal punto di vista di capire quello che sta succedendo, no? Allora, parto con questo, ve lo rimetto. Ok, non ho risposto a tutti prima, non ho risposto a tutti, mi porto avanti anche qui. Allora, questo conto qui, che poi del resto potrei anche farvi vedere un'altra cosa, vediamo se riesco così, bloccando questo, vi faccio vedere questo. Ok. Allora, questo conto qui, lasciate stare con conto demo, che intanto non c'entra niente. Il conto demo ha un po' addirittura qualcosa di meno di quello che può dare un conto reale. Il conto demo, l'unica cosa che mi dà qui è che ho una leva da 1 e 10.000, da 1 e 1.000, mi pare, se vorrei andare a capire, da 1 e 1.000 che non esistono, ok? Quindi la leva è 1.500, quindi immaginate che qui non avrei 38.000 di margine, ma la metà, quindi avrei 17, 19, 19.000 di margine, che va bene lo stesso. Questa versione qui è quella un po' più sparata, che sta occupando un po' più di margine, perché parto con una site da 002. Ma su un conto da 10.000, Paolo, tu parti con un 002? Non ti sembra un po' poco? No, a me sembra che sia abbastanza, perché se io da questo conto qui è partito dal storico completo. Ho anche conti reali, sì, Giuseppe, ho anche conti reali. Adesso siamo tanti Giuseppe, quindi chi mi fa la domanda rispondo solo con il nome, non con il cognome. Giuseppe, anche i conti reali, certo. È chiaro che io non posso prendermi tutti i conti e farveli vedere, anche perché non sono magari tutti i conti a nome mio, e quindi logicamente non posso, senza conferma, farvi vedere i conti reali. Però se mi vuoi contattare in privato, ti condivido quello che vuoi. Per questo non è quello, non c'è niente da nascondere. Ok, conto partito il 26 ottobre? No, il 26 ottobre è stato fatto il conto. Il 21-12, ok? Quindi 3 giorni prima di Natale, festivi, sabato, domenica, tutto il resto. Quindi praticamente è operativo da 10 giorni, se non di meno addirittura. Adesso ha fatto un guadagno di 758, è il 7,5%. 7,5% in 10-15 giorni non è male, diciamo, no? È un po' spinto, ok? Questa è la versione con 002 di partenza. Non è mai andato in difficoltà, ha avuto un drawdown di 400-500 euro, ma è una cosa normalissima. Il rischio rendimento non è bello, ma il rendimento è bello. Il rischio no, ma è bello il rendimento. Ok? Quindi questo è soltanto per farvi vedere il robot. Non so se ti ho risposto alla domanda di prima, Gianluca, perché non me la ricordo al 100%, magari me la rifai e te la rispondo pure. Non me la ricordo, non mi ricordo bene qual è. So che mi hai fatto una domanda, però non ti ho risposto. Sul conto. Poi tutte le maggiori informazioni, bravissimo, ok. Maggiori informazioni, mi contatti su Skype e facciamo una chiacchierata, se mi devi fare delle domande.
Non è spiegata l'operatività del robot, no, è algoritmica. Basta che vai nel blog e cerchi un video che si chiama I'm Forex, oppure un video, ci scrivi robot algo moving, algo, e tutti i video che riferiscono al robot algo sono tutti con la spiegazione. Quindi non vado a rispiegarlo, anche perché non mi interessa rispiegare un robot. Ok? Bene, chiuso anche questa cosa qui, per l'operatività dei robot. Altre cose. Ah, qui torniamo però, visto che siamo sull'Outlook Weekly, che dovrei andare normalmente sull'Outlook Weekly, qui mi prendo un attimino un po', riprendo un po' la rivincita dal dibattito che c'è stato con Sirio, perché in questo caso c'ho ragione io con lo short. No, sto scherzando. Vi ho fatto l'esempio prima di ciò che non è bello, ciò che è bello ciò che piace, giusto? Perché io vedevo lo short e magari Sirio non era ancora convinto, vedeva ancora una fase rialzista, o comunque eravamo entrambi un po' contrastanti di quello che pensavamo, no? Non ho mai detto long. No, non hai mai detto long, Silvio. Nel senso che, sì, ok, ho capito di cosa parlavi, però nel senso che quando io adesso ho ragione perché il mercato mi sta dando ragione. È facile avere ragione perché in certi casi mi piace usare la parola che mi è stato detto da qualcuno senza fare nomi un anno fa, insomma, che il trend è short lo vede anche un bambino. Quanto me la godo quando dico questa frase, perché quando il grafico è fatto lo vede anche un bambino, giusto? Ok, lo vede qualsiasi persona, però dirmi che lo vede anche un bambino non l'ho presa mai come offesa, perché non l'avevo offesa, ma lui aveva il conto praticamente con il robot che, mentre il mercato scende, il robot compra. Ok? La nuova versione è un po' diversa. Comunque, la tecnica, diciamo, il criterio lavorativo è sempre lo stesso: il robot non può lavorare su un grafico non fatto, quindi lavora sul grafico già fatto. Se il mercato scende, farà posizioni long per poi andare a recuperare. Ok? Però questa è un'altra cosa. Lo vede anche un bambino, quindi è preferibile risk off, come abbiamo detto prima, cioè operazioni senza copertura, senza avere lo stop loss. È preferibile usare solo posizioni short. In questo caso siamo in un time frame a 5 minuti con la distribuzione a 5 minuti in chiusura. Quindi io posso mantenermi il tempo che ci mette l'indicatore ad andare qui sotto. Se quando l'indicatore è qui sotto io non sono andato a farmi un nuovo minimo, posso uscire dalla mia operazione, che comunque adesso mi paga 13 pipini. Ok? Va bene. Andiamo sull'Outlook Weekly, non abbiamo fatto nessuna analisi oggi, abbiamo fatto soltanto un po' un'idea di come e dove mettere lo stop loss, che poi anche questo è sbagliato, per mettere lo stop loss lo devo mettere corto, però da metodo fascia, se devo entrare qui, preferibilmente mi metterò lo stop loss corto, ok? Poi, se mi rompo questo minimo, ho lo stop a pari, posso lasciar correre il mio trade, ok? Bene, andiamo sull'Outlook Weekly, perché questo webinar, che siamo tantissimi, è un po' il webinar che è dedicato all'operatività a lungo termine sui mercati finanziari e valute. Ok? I mercati a lungo termine, okay, prenderanno un'altra piega. Sentite che oggi sono molto più fresco della settimana scorsa. Io lo dico perché so, quando faccio dei webinar, che magari non sono, cioè non è che dico il webinar non era bello, però quando il webinar ha un contenuto che, diciamo, perché sono un po' in difficoltà con il tempo, devo fare questo, devo fare quello, però non ho disdetto il webinar per tempo, quindi lo devo fare. È un webinar che logicamente è bello sul suo punto di quello che sto spiegando, ma adesso lo sto facendo con più carica, perché da oggi finalmente, con una settimana di ritardo, parto con il live trading, cioè parto con il trade. Io sono short oggi di euro dollaro, ve l'ho già detto, sono short, sono entrato stamattina proprio nel webinar, sono entrato short, e quindi posso dirvi anche che entro con un'altra, ho ripreso, diciamo, non soltanto a fare i webinar come ho cominciato il 4 gennaio, ma ho cominciato anche con il live trading. Quindi tutta la settimana faremo live trading. Non farò 50.000 operazioni, per carità. Chi fa tanto trading, magari ha un altro scopo. Io voglio ancora mantenermi un po' tranquillo. Qui vediamo però le operazioni della settimana scorsa, o l'analisi della settimana scorsa, l'operatività che è andata in atto. Vedete che l'Outlook Weekly ha un criterio lavorativo che è un po' diverso. Quindi, se io adesso volessi implementare l'analisi di tempo, che la faremo, quindi Sirio
ti chiedo, sicuramente l'hai già fatto, di aprire un po' l'orizzonte guardando su time frame un po' più ampi. Non andrei però oltre il weekly, attenzione. Forse non andrei neanche oltre il daily, però ti richiedo di andare oltre il daily e magari anche fare le prove sul weekly, perché sul tempo, e qui vorrei che poi potrebbe essere soltanto una moltiplicazione di quello che noi ci siamo detti. Infatti, la domanda che ti avevo fatto io prima all'inizio del webinar, che ti ho detto cosa succede quando il mercato va a 1,50, 1,52, ok? E subito mi hai dato la risposta che io ho già trovato. Ok, ma cosa succede adesso? Non dovrebbe cambiare, neanche sul tempo non dovrebbe cambiare. Qui cambia però, è un periodo di tempo sul weekly. Vediamo se riesco a trovare le parole giuste senza farti arrabbiare. Se io adesso ho un vincolo di tempo di cui ci siamo parlato sul weekly, in questa situazione qui, guardando questo, vediamo se ti... Ah, cosa ho schiacciato? Aiuto! Allora, torniamo qui. Vediamo qui. Ti do un po' di input. Questo minimo qui, anzi, te lo faccio numerico. Anzi, sì, vabbè, te lo vai a prendere tu il minimo. Dai, gioca un attimino qui. E qui, vediamo se mi dai la risposta che sto in attesa. Qui. Nel frattempo facciamo il giochettino che abbiamo fatto dall'altra parte. Io me ne intisco un po', diciamo, di quello che dovrei fare nel webinar, perché magari il broker mi chiede di fare una cosa e io vado a ruota libera, ma perché io sono un trader libero, quindi voglio fare le cose come piacciono a me. Ok? Vediamo, vediamo. Ciro, ci sei? Batti un colpo. Mettiamo la nera, la scatola nera. Si vede? Non si vede tanto. Intanto attenzione all'euro-dollaro che sta per rompere il minimo, quindi possiamo anche cominciare a prendere profitto. Non c'ho più il telefono, devo guardare un server perché devo anche riattivare. Un attimino solo che mi prendo un server. Qui vediamo dove mi si apre. Ok, mi si apre in questo monitor qui, quindi non lo vedete. E vediamo un attimino l'operatività, perché devo capire una cosa. Qui no, qui no, qui no, è grande, 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 grande. Quindi sta andando a grande, grande, grande. Sta andando molto bene. Allora, prendiamo anche questo. Prendiamo anche questo come ultimo. E questo qui. No, ok, sta andando perfetto, però non era il server che volevo, ne ho fatto un altro. Scusate un attimo, perché devo fare tante cose contemporaneamente. Allora, Sirio, ci sei? Mi batti un colpo? Perfetto, allora siamo lì. L'euro-dollaro è in positivo qui. Ok, sta andando sotto il minimo. Ok, me lo lascio così aperto, così lo vedo. Allora, Sirio, ci sei? Mi dai un colpo, per favore? Ti sei assentato? Ok, vediamo se poi torna. Nel frattempo io mi copio questo rettangolo qui, l'ho copiato e me lo porto qui in avanti. Quindi vediamo cosa succede se io mi sposto questo qui, di qua. Basandoci sempre su... mi fai morire. Allora. Basandoci sempre sul tempo, allora. No, spostato, spostato. Allora. Che lavoraccio è fare il trade, eh? Ok, ci siamo.
mentre Sirio si metterà poi all'opera. Cosa mi devo aspettare io qui? Cosa mi devo aspettare? Che rintracciamenti mi devo aspettare? Ricordiamoci che abbiamo un movimento, ok? Lasciamo stare adesso gli indicatori sotto, abbiamo questo movimento qui. Sac, sac. Adesso abbiamo questo ritracciamento qui che sta abbandonando la parte alta. Ok? Cosa vuol dire? Che intanto qui è un movimento ciclico, uno. Quello che si ripete in questo tempo qui è un altro movimento ciclico. Quindi se adesso questa zona qui mi viene rotta, adesso parliamo di 1,15, è un po' difficile, ma se mi viene rotta questa zona qui, esiste l'ipercomprato, esiste l'ipervenduto nei mercati? No, non esiste. Quindi probabilmente se mi rompe questa zona qui, se lo fa nella scatola di tempo da qui a qui, che è la stessa scatola che abbiamo qui, se mi fa la rottura qui in fondo, e qui abbiamo la perdita di tempo, perché allora immaginatevi una cosa del genere. Oggi proprio andiamo a didattica pura, perché voglio che sia. Allora, dov'è il mio? Questo qui lo posso portare qui in alto, questo lo posso cancellare, che mi dà fastidio vedere correre sempre questo slide che ormai ha rotto le scatole. Attimo, la chiudo. Liberiamo un monitor. Liberiamolo. Ok? Allora, immaginiamo una cosa del genere. Nel frattempo, Sirio avrà il tempo di risponderci. Abbiamo una scatola temporale del genere. La riportiamo qui, più o meno la stessa scatola temporale. Ok? Il mercato si è mosso così. Ok? No, 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 no. Posso tornare indietro di uno? No, devo cancellare di tutto. Allora, vabbè, la rifacciamo, non ci metto un attimo. Allora, abbiamo una scatola temporale così. È un'altra scatola temporale così. Ok? Chiaro, sono quadrate, no? Ok? Il mercato si muove all'interno della scatola temporale così. Ok? Ciao Maya, ben arrivata. Buongiorno, come stai? Ok, allora, poi nel frattempo abbiamo il mercato che si muove così. Allora, sembra appena verde. Si muove, il mercato si muove, rialzo, diciamo così. Ok? Allora, si muove adesso al rispetto di quello che si è mosso, incomincia a fare la parte ribassista fino a qui, giusto? Se il mercato adesso arriva in questa zona qui che è 1,15, poi andiamo nel grafico. Così ti rifaccio la domanda di prima che non c'è di Siri. E mi arriva a 1,15 così, ho ancora tutto questo spazio. Vediamo come ve lo disegno. Avevo ancora tutto questo spazio di tempo per capire che cosa vuole fare il grafico in questo tempo qui per arrivare qui sotto? Allora, le cose sono due. Il mercato non ci arriverà mai così repentino, quindi ci perderà del tempo, poi andrà in laterale, poi arriverà qui. Quando arrivi qui, che la scatola temporale da qui a qui è arrivata in una zona, non andrà oltre l'1,15 perché è quasi impossibile tornare sotto. Diciamo non esiste il mercato ipercomprato e ipervenduto, quindi da qui c'è la possibilità di prendersi un long. Quindi non abbiamo inventato l'acqua calda, ma abbiamo il rubinetto per aprirla l'acqua calda. Torniamo al grafico. Quindi se da qui dove siamo o dove siamo adesso il mercato ci mette poco tempo ad arrivare a 1,15, probabilmente andrà in laterale su questa zona. Se il mercato mi fa la discesa, poi si ferma, andrà in laterale qui, potrà accelerare fino alla parte finale, perché deve arrivare la scatola temporale. Se invece il mercato fa così, potrà accelerare fino a qui per poi crollare nell'ultima fase. Quindi dove siamo adesso? Siamo in una fase, diciamo, ancora neutra per capire dove siamo. Guardate, io ho messo qui delle scatole temporali ed ho indicato
che siamo in un mercato weekly. Vedete perché all'inizio del webinar ho detto in questa, poi il tempo vola, io farei dei webinar che durano, preferirei fare un giorno di webinar per togliermeli tutti, invece devo fare soltanto un'ora al giorno, che non mi va perché l'ora precedente è volata via, col dibattito, però non posso stare ore e ore a spiegarvi, e poi anche la mente non può più assimilare. Però in questo caso qui ho avuto una scatola temporale che ho preso questa espansione, ho avuto questa espansione qui della stessa scatola temporale, quindi il tempo che ci ha messo da qui a qui, in questo caso 33 candele, in questo caso qui 33 candele, ok, la stessa scatola, però questo è il minimo assoluto di cui è partita, che è andata a finire fino a qui. In questo caso sta ancora scendendo l'euro dollaro, un attimo che controllo, perché tra un pochettino posso dare il via a un cliente con altre coppie. Perfetto, sta andando perfettissimo. Allora, in questo caso qui, se io ho il mercato, prendiamo la penna nuovamente, penna è rossa, che mi scende repentino fino a qui, e qui abbiamo l'1,15, anche se dico sempre non esiste mercato ipercomprato, ipervenduto, notate che qui abbiamo una zona di resistenza. Quindi probabilmente se ci mette poco ad arrivare qui, sarà difficile andare a rompere i minimi, sarà difficile andare a tornare nei massimi. Ok? Quindi se mi arriva in questa zona qui, chiaro che cercherò di fare un long, cercherò magari se in questa zona qui la parte centrale di fare un altro short. Se invece il long mi va male e incomincia a scendere, farò i long di recupero per tornare in questa zona qui. Ok? Se invece, e questo potrebbe essere un mercato a favore, se il mercato adesso, dov'è la mia penna? Mi fa sì la discesa, dov'è fino a qui, poi va in laterale fino a qui. Da qui io cercherò di tornare in questa zona qui. Ok? La fase temporale non è finita, però attenzione, se io adesso arrivo fino a qui, è possibile che il mercato salga di nuovo fino a qui? Domanda? No, perché? Perché non è? Perché no? Perché non è facile che salga e che scenda fino a qui? Oppure perché devo preferire gli short ai long? Perfetto, vedo che ci sono delle risposte, meglio i long. No, non c'entra, non si può né fare i long né lo short. Perché? Perché probabilmente diventerà una distribuzione di quelle così e si fermerà qui. Poi da qui avrò un'altra scatola temporale dove dovrò decidere. Okay? Soltanto se mi arriva su un estremo qui o su un estremo qui, potrei decidere su una chiusura o su una partenza. Una parte buona per decidere, oltre a questo, è questa qui. Quindi la disegniamo con questa trentina, la parte centrale. In questo caso la metto ad occhio, non occorre neanche metterla, vedete, sono 16 candele e qui sono 16, 17, sono, logicamente 33 non si divide. Non si divide bene, però va bene, più o meno la parte centrale, no? Anzi, diviso perfetto. Quindi in questa fase centrale, se il mercato adesso arriva, essendo sempre teoria di tutti i trader che usano il mercato ciclico, teoria delle onde di Elliott, teoria della M ciclica, chiamatela come volete, in questo caso qui, se io adesso ho questa zona qui, avrò una M ciclica. In base all'andamento della seconda gamba potrò decidere come stradare la terza e la seconda. Ok? Bene, attenzione che qui però stiamo rompendo i massimi e ragazzi, ragazzi, noi quasi quasi ci siamo per chiudere lo short di 1,21,63. A che ore sono? 20,56. Un attimino tolgo questo, però la domanda prima te la faccio, Silvia, prima di fare questo. Io ti chiederei di calcolarmi un po' da questo minimo qui, di questa candela qui, che puoi segnarti il minimo a penna, ce l'hai la penna? Il minimo è 1,16, 1,16,021, ce l'hai? Mi dai l'ok? 1,16,021, ce l'hai? 1,16,021, ok? E questo minimo qui, 1,06,021, Uno, zero, sei, trentaquattro, sette. Ce li hai? Uno, zero, sei. Uno, oh, è sparito.
106347. Perfetto, te lo sei segnati. Questi due minimi qua, mi fai per favore quello che ci siamo detti e mi dai un numero? Dai, che alleniamo anche Sirio. Dai, che ci siamo oggi. Bene, nel frattempo io tornerei un attimino su, vedete che passa il tempo, non abbiamo fatto niente, sul metodo fascia, perché chi c'era prima ha fatto lo short assieme a me. Io direi magari che è anche ora di chiuderlo questo short, no? Che dite? Sta andando benissimo, ancora mi manca un pochettino lo short dell'orodoro, dovrebbe scendere ancora, però, allora, vedi che ci siamo? Ok? Perché è quello che ti dicevo all'inizio del webinar precedente, era farmi il calcolo con 1,52. Guarda caso, cambia di pochissimo, giusto? Per quello io mi ero basato con la mia analisi ciclica esattamente, vedi che cambia di pochissimo, perché io mi ero basato sulla mia analisi ciclica. Ah, non lo posso cambiare due volte. Sul numero variabile, proprio per questo motivo qui. Okay? Adesso il numero variabile è diventato un numero quasi statico, diciamo, candela più, candela meno, però vedi che ci siamo più o meno, sebbene si cambia di un range di 1,16 a 1,03, sono 1000 pips, giusto? O di più? No, sono 1000 pips, giusto? 1000 pips, quasi 1000 pips, 990. Però non cambia il calcolo, vedi? Buono. Ok, ci siamo. Allora, euro-dollaro in discesa, però nel metodo ciclico in discesa, discesa. Vedete che quello che dicevo io sta andando sotto la gialla, quindi serve quasi da fermare. Adesso siamo in bella positiva, appena rotto il minimo, vediamo se riusciamo a prenderci ancora qualcosina o se lo blocchiamo qui. Perché poi bloccato, e per oggi va bene così. Primo trade dell'anno. Cambia di poco. Cambio, attenzione, cambio di candela. A 1,21,60. Vedete che sta già andando giù? È l'ultima candela questa, la candela delle 11, quindi lo stop, attenzione. Candela delle 11, quindi c'è stato anche il cambio di candela. Ormai ha abbandonato anche la zona di pivot, che è questa, non è andato a toccarla, l'ha abbandonata ai 70 pips. Per tornare in alto ce ne vuole. Il daily è messo così, bello. Allora, chiuso il mio trade con un guadagno di non vi rendo pubblico questo conto, però andiamo oggi personalizzato. Oggi ha fatto in pips da 1,21,94 a 1,21,60, sono 34 pips. Ok. Può scendere ancora, non me ne frega niente. Ok, torniamo sull'altro qui, siamo belli leggeri, non abbiamo trade aperti. Ok? Questo, Giuseppe, è il trade da fare. Capito che quando hai fatto questo trade, a te te lo rivolgo da Giuseppe, che sai che ti voglio bene, questo era il trade da fare. Perché adesso basta. Adesso, dopo, devo andare a recuperare qualcosa. Perché qui sono i lavori in cantiere, sono rimasti fermi a casa, si è tolta tutta la polvere, il pittore non viene, devo vedere cosa succede nella giornata di oggi. Però per me il trade è stato fatto. Quando tu hai guadagnato 500 euro con un trade, ti fermi la giornata? Certo, è andata bene. Questa settimana non farò i 10.000 euro, ma va bene lo stesso, capito? Perché questo era il momento di fare il trade. Adesso, se adesso ti metti ancora dell'idea, ah, ma potrei vendere ancora l'euro-dollaro perché non è sceso abbastanza, di qua di là, finita, basta. Ok? Sì, allora, Francesco, sì, dipende dal conto che hai, però se anche con un conto da 1.000 euro vuoi fare un'operazione da un lotto mirata, come l'ho fatto io, non ho usato un conto da 1.000 euro, però si può anche fare, cioè sparare posizioni grandi con conti piccoli si può anche fare, c'è la leva 1,500 per farlo, però consapevole che devi metterti uno stop loss un po' più vicino, perché se ti va sopra di 20-30 pips ti bruci il conto, ok? Quindi dipende da quello che vuoi fare, ok?
È difficile fare un'operazione da un lotto, se poi metti 5 pips di stop loss ti perdi 50 euro, se hai un conto da 1000 euro hai già perso una bella percentuale di conto, fai 2-3 colpi del genere, perdi 150 euro, non hai guadagnato niente, giusto? Quindi attenzione a fare queste operazioni così non tanto mirate, ok? Bisogna capire come fare a fare trading, ok? Però quello che intendevo io dire a te adesso, Giuseppe, questo era un trade, adesso inutile andare via a sprecare ancora, a cercare di fare altro, quello era il trade da fare, basta. Cioè, questo è per farti in futuro, quando riprenderai a fare trading, ho visto che stai facendo questa pausa costruttiva, ti dovrai regolare che, ok, il trade dell'euro-dollaro era questo, per oggi basta, almeno per oggi mattina basta, nel pomeriggio potrò guardare dove sono, potrò se è sceso ancora. Quindi io non ho partecipato all'ulteriore short, farò un long perché è sceso ancora di più. Se invece ha terminato la sua discesa e adesso incomincia a salire, io lo rivendo nuovamente, ma da più in alto. Quindi è inutile fare il trade sulla stessa zona. No, allora tu ti sei fissato con questo take profit di 10 pips. Non so chi te l'ha detto, non so perché, però se ti piace. Usa il take profit a 10 pips. Non è per essere sicuri. Sicuri non esiste niente. Sicuro è uno stop loss. Se tu metti un'operazione entrata con lo take profit di 10 pips, ti prenderai 10 pips e sono sicuri questi 10 pips. Lo stop loss lo puoi mettere dove vuoi. Però un rischio di rendimento nel trading discrezionale, insomma, avrebbe anche senso. A meno che non fai trading come lo faccio io, che in questo caso non avevo neanche messo lo stop loss, quindi avevo un risk off. Quindi posizioni aperte senza tappo, senza copertura, ok? Libere, senza stop loss, ok? In questo caso, però, quello che intendevo io adesso dirti che qui riprendiamo di nuovo. Oggi sono andato molto di... Allora, andare a vederlo, sì, no, che non lo chiudi in diretta come hai fatto tu. Allora, oppure dovrei lasciarlo andare e vederlo, sì, no. No, ma non devi basarti sempre su quello che faccio io. Io la diretta tra mezz'ora la chiudo e tu noi non ci sono più. Cosa fai? Mi telefoni per chiedermi se ho chiuso o no? Allora, il trade, mettiamo il caso che questa qui era un'entrata, tipo da metodo fascia. Il mercato scende, zona di take profit che ho deciso io perché mi piace prendere take profit perché ho guadagnato 500 euro. Fatemi un'idea, questo take profit mi rende 500 euro. Ok, 500 eurini. Va bene, un po' male, però 500 euro. Bene, questi 500 euro che io ho guadagnato, c'è un motivo, li ho guadagnati perché mi interessava il soldo. Mercato, nel frattempo, continua a scendere, quindi non ho più guadagnato. Sono passate però 4 ore, 3 ore, diciamo 4 ore. Dopo 4 ore che il mercato è sceso ancora, che io non ho partecipato, che questi 500 euro qui sarebbero stati 1000, non ho partecipato, però sono arrivato in un punto dove io posso comprare, giusto? Quindi questa qui è zona long, per esempio, se non lo so, dove vedere le dinamiche, il tempo e tutto il resto. Se invece il mercato da dove ho preso il take profit, vuole il caso che l'ho chiuso bene e il mercato comincia a salire, va in laterale, va così, sale. Dopo 4 ore che io ho mercato dal mio take profit, mi trovo in questa zona qui, posso cercare di vendere di nuovo perché è risk off, posizione aperta, ribassiste. Quindi vendo nuovamente la mia operazione da più in alto. È inutile che adesso qui, se chiudo lo short, mi devo fare il long, perché non c'è motivo. Non c'è il motivo di fare il long. Capite che non c'è il motivo? Il motivo era di fare lo short al limite di non chiudere l'operazione e di mettermi lo stop a pari per tenermi lo short. Ma se io mi metto qui a giocare e dire, ah, qui ho chiuso, allora mi giro il long, sto mettendomi a giocare a ping pong e non vale la pena, non è più trading. Capito Giuseppe? Capito tutti quanti? Mi date un po' di conferma? Esatto, e lì, esatto, bravo Sirio. Ma Sirio ci sei arrivato quasi subito, tu ci hai messo poco tempo ad arrivare a questo. Poi, chiaro, si possono fare anche queste operazioni qui di long short, long short, long short e fare il malloppo subito in una, due, tre settimane e prendere i guadagni, va benissimo lo stesso, è anche quello trading, però non è più trading mirato, ok? Tu ci sei arrivato subito, Silvio, ci hai messo poco tempo, quant'è? Un anno e mezzo che poi sei uno studioso, stai lì che tutti i giorni butti, 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 continui a buttare
legno nel fuoco, quindi stai studiando troppe cose, però le stai studiando bene. Quindi la consapevolezza. Esattamente. Cioè, e le scommesse corte ci vuole consapevolezza per fare il trading. 3 anni addirittura, Silvio, non è un anno di più, vedi? Se mettevo lo stop a pari, mal che vada, ok, più che altro se mettevo un trading stop guadagnavo più o meno 500 euro, Giuseppe. Però io non sono né un amante dello stop a pari e né un amante del trading stop. Sono proprio quello di prendere è mio e basta. Esattamente. Poi 2 anni reale molto, cioè, è una cosa, io il demo non sono mai riuscito a farlo, però il reale è tutto un altro mercato. Ok, torniamo un po' un attimino sulle analisi, che così vediamo di fare anche qualcosina, perché poi vi dico una cosa, non è fatto analisi oggi. Ok, avevamo delle operazioni short qui sull'euro-dollaro, qui abbiamo la trend line, e qui anche vi dico, questa trend line qui, che è analisi ciclica, analisi tecnica della campana gaussiana, ci sono delle cose molto importanti su questo mercato. Il mercato è partito qui. Ok? Allora, questo era il minimo di Gauss. Belli questi cerchietti neri, eh? Questo era un altro minimo di Gauss che vedete qui, e poi c'è la ripartenza. Quindi questo è un altro minimo di Gauss. Poi c'è il massimo di Gauss, che è questo. Dove è andato a finire? Che è questo, giusto? Adesso io devo capire dov'è l'altro minimo di Gauss. Prima campana gaussiana, seconda campana gaussiana. Allora io continuo la mia idea di trading, continuo che questa qui sta chiudendo qui, e questa è la campana gaussiana che è partita qui con questo minimo di Gauss qui. Questo. Allora, potresti dire ad Ale di plottarti automaticamente. Te lo dico fuori di testa. Cosa mi deve plottare? Sirio, cosa mi deve plottare? Che non capisco. Ah, sì, così vado di testa proprio. No, no, no. Maxi minimi, no, no, meglio di no. Allora, questa zona qui che è il max Gauss, questo è il minimo di Gauss, che sarebbe questo. Ok? Riportiamolo a quello precedente, potrebbe essere anche questo, mettiamo questo. Ok? Quindi mi riparte un'altra campana gaussiana. Parte, questo è il max Gauss. Io gli sto facendo un po' di didattica e quindi chiude su questo minimo qui, che è la parte più bassa, mi chiude qui. Più o meno, eh? Ok. Idee di trading, eh? Quindi idee di trading come il blog di Sirio, idee di trading. E qui mi parte. E qui abbiamo un nuovo massimo di Gauss, che è questo. Guardate, questo massimo di Gauss è un po' strano, però ragazzi e ragazze, cosa vedete qui all'interno? Dai, cosa notiamo? Vediamo se qualcuno ci arriva prima che lo dica io. Ho dimenticato un quadrato. Vediamo. Vi ricordate quel giochettino? Sei arrivato tu, no, Silvio? Quel giochettino che trovi che a me non sono mai piaciuti sui giornali di quelli che passi il tempo, il cruciverba e tutto il resto. C'è anche non so se. Mi ricordo sui libri che avevano i miei bambini quando erano piccoli, quando coloravi i numeri a colori, praticamente il numero 1 magari era verde, il 2 era rosso, e poi quando avevi pitturato tutto avevi l'immagine bella colorata, no? Ok? Giusto? Oppure avevi nei giornali, quelli di cruciverba e passatempo, avevi magari un 1 qui, un 2, un 3, un 4, e poi dovevi unire i punti e alla fine ti veniva fuori. Che ne so, l'immagine, giusto? Ok. Cos'è che notiamo in questo caso? Andiamo ad analizzare questo. Ho dimenticato anche un altro massimo di Gauss. Sì, l'ho dimenticato uno. Ok.
che è questo, quello precedente, questo è un errore, però uguale, va bene? Allora andiamo a fare un giochettino. Campana gaussiana 1, campana gaussiana 2, campana gaussiana 3, campana gaussiana in movimento. Ok? Ci siamo? Bravo Giuseppe! Al 90% perché manca qualcosina, vediamo se ci arrivi. Ok? Ho unito i massimi e i minimi delle campane gaussiane. Ok, lo uniamo anche sotto. Qui però prendiamo una penna che si veda, vediamo se riesco a beccare una penna che si vede. Ok. Ho dimenticato un max gauss, sì. Ho dimenticato Max Gauss, lo metto lì, che è questo. Ok? Vado ad unire. No, guardati l'ultima distribuzione, Giuseppe. Allora, parto, campana gaussiana, campana gaussiana, campana gaussiana. Sirio, ci siamo? Non tanto, ricordati che noi guardiamo l'ultimo punto per fare trading. E qui vediamo la campana gaussiana è in movimento. Allora andiamo a fare un po' l'idea. L'1, 2, 3 di Ross mi viene in mente, però lasciamo stare l'1, 2, 3. Sta già facendo. Allora, perfetto, ci stiamo allineando, vedo le risposte. Tanto ho chiuso alla perfezione, è stato soltanto una botta di fortuna chiudere alla precisione. Non lo so, è andata bene chiuderla lì perché mi guadagnavo abbastanza. Ok? Dai, perché? Allora, prendiamo una penna blu. Allora, guarda, penna blu, minimo crescente, minimi crescenti, minimo decrescente, max Gauss. Quindi questa distribuzione è diventata ribassista. La prima distribuzione ribassista. Dov'è chiusi? È un minimo, un punto, okay, minimo spaccato, è chiuso. Certo, il nuovo minimo ha superato il minimo precedente. Esattamente. Quindi in questa zona qui io sto chiudendo qualcosa di importante. E guarda caso l'interruzione di questa trend line ciclica o in trend line di supporto. L'analisi tecnica in questo caso è andata qui sotto. Un'altra cosa, perché allora quando mi viene detto ma fare trading è veramente difficile, no, guardate dove è andato adesso il prezzo. Dov'è il prezzo? È sotto o sopra la media 48? È sotto la media 48, giusto? Sotto la trend line, sotto la media 48, l'euro-dollaro è diventato ribassista. Tutti i minimi e i massimi di Gauss che vedete qui. È andato sotto la 48? No, perché qui è andato, si è tornato sopra, ha chiuso con una pin bar, così insomma una bella gamba rialzata. Qui è andato ed è tornato subito sopra. Qui l'ha ritestata, ha ritestato. Qui è stato sotto per un po', qui c'è tornato, ha ritestato, tornato su, qui l'ha rotta ed è rimasto sotto. Quindi adesso incomincia la fase ribassista. Ok? Quindi questo schema qui è molto semplice, ricordatevelo. Minimi e massimi decrescenti. In questo caso la prossima entrata dell'euro dollaro, per farvi soltanto un'idea, potrebbe essere la rottura di questo indicatore qui, ribassista. In questa zona qui mettiamo una bella righetta nera o blu uguale. In questa zona qui, se l'indicatore diventa ribassista, se tutto coincide, potrei fare lo sorte. Il bello dell'indicatore è che anche se il mercato sale di una o due candele, il segnale sorte lo dà lo stesso. Quindi se mi dà un segnale short con la candela un po' più alta qui,
io potrò farmi un soldo da più in alto. Torniamo sempre all'idea che il trade di oggi è già stato fatto, giusto? Perfettissimo. Ok? Bene, bene. L'euro dollaro l'abbiamo visto veramente dal weekly, situazione short, segnale della banda di Bollinger alto, segnale short 1,2241, sta scendendo bene. Sul daily, due segnali short della settimana scorsa, entrambi breakout di questa candela a Pinocchio, che ve l'ho detto, attenzione, la candela a Pinocchio rimane valida con un paio di candele ancora, una, due, tre candele, vedete, qui era il giorno 4, era lunedì scorso, giusto? Mi date l'ok? No, non era lunedì scorso. Dobbiamo andare a vedere, qua sì, era lunedì scorso, vedete? Sì, era lunedì scorso. Lunedì scorso, giorno 4, aveva fatto questa pin bar, guardate. È sceso da venerdì, è andato a rompere la candela, quindi vuol dire che abbiamo anche una bella pin bar ribassista sul weekly, e lì non si scherza, c'è forza. Quindi il daily e il 4 ore, 4 ore con un risultato più che soddisfacente, perché con un'analisi dei minimi e minimi massimi che si interrompono, io penso che sia meglio di così. Ok, quindi questo per l'euro dollaro. Andiamo a vedere un attimino gli indici che andremo a tradare presto. Adesso, per il momento, gli indici sono difficili da tradare. Non andrei mai a tradare gli indici su un grafico weekly. Perché? Perché il grafico weekly ci darà. Allora, prima cosa, non li faremo mai nell'Outlook Weekly, però andremo a tradare gli indici nell'intraday. Ok? Probabilmente andremo a tradare in 5 minuti l'H1. Ok? Quindi li saltiamo in questo caso, perché vedere una croce così è proprio non è tanto bello. Nasdaq con una candela pin bar così, e poi mi comincia ribassista, prima settimana dell'anno o seconda settimana dell'anno, non è che sia tanto bello. Lo lasciamo stare, ok? Anche se l'S&P 500 io lo traderei volentieri in short già da adesso, però lo saltiamo. Andiamo a vedere l'euro, dollaro australiano contro dell'euro americano, vediamocelo qui. Perché ha incominciato la notte, lo dovevamo vedere magari nel daily, la notte è incominciata e ha fatto solo short, guardate, ha fatto una bella candela di già 70 pips ribassisti. Come potrò farmi io adesso un altro short sul dollaro? Dollaro AUD? Allora, andiamo nel fascio. Chi siamo? Chi è che mi ha scritto su Skype? Dopo me la leggo. Allora, un attimino che si sta caricando. Così vediamo se riesco a fare un altro short con voi, guardando un time frame un po' più stretto. Allora, no, non c'è lo short. Non c'è lo short. Vedete, anche qui basta basarsi un attimino su una media mobile a 60 periodi, già ti dice tanto. Poi magari può scendere, va bene, però non mi piace il grafico, non può darmi uno short. Sul metodo, allora, la candela delle 7 era questa, ribassista. Vedete, la candela delle 7 è anche qui. Molto bella, perché in questo caso qui vi do un segnale da ordine pendente, se volete proprio metterlo ordine pendente, come lo volete giustificare. La candela delle 7 ha dato un segnale ribassista. Poi non è detto che lo dobbiamo fare, però se è da fare, il dollaro australiano va shortato. Mi dai questa trend line o no? Quanto mi dà fastidio. Allora. Vabbè, lasciamola così, abbiamo capito che questa è la candela delle 7, no? Certo.
Quindi abbiamo un segnale perfetto, è diventata perfetta. Abbiamo un segnale delle 7 qui. Dov'è che posso anticipare questo segnale? Non lo posso anticipare perché qui abbiamo ancora il pivot da prendere. Quindi se mi parte adesso a rialzo, lo lasciamo andare, lo vendo dal pivot al limite. Ma se mi rompe questo minimo qui, in questa zona qui, 0,76 e 92, ok, posso cercarmi lo short. Okay? Anche se sono sotto il pivot, non mi interessa perché il segnale delle 7 mi dà ragione. Torniamo un attimino al giorno prima. L'Outlook Weekly oggi ce lo siamo giocati così, ragazzi, però purtroppo è così. Giornata di venerdì delle 7 del mattino, questo è il segnale delle 7. Avevamo un segnale rialzista qui. Ok? Il mercato ha pagato perché ha pagato 20 pips. Ok? Il mercato torna qui sotto e non abbiamo niente, però guardate, l'ultimo scalino era proprio questo qui. Quindi fare lo short era fare lo short da questa zona qui, pagava lo stesso, oppure addirittura più tardi ancora. In questo caso, nella giornata di oggi, ho soltanto il segnale delle 7 che è sotto l'MP7. Non farei altro che aspettare questa zona qui, altri 20 pips. Ok? Bene, torniamo però nell'Outlook Weekly. Sì, nel discrezionale sono flat. Sono flat. Sono flat, Fabio. Ok. No, perché non ho fatto il mio trade, basta. Allora, dollaro australiano contro dollaro americano. Andiamo a vedere l'Outlook Weekly. Allora, cerchiamo più la coppia. Dov'è? Ecco qui. Nell'Outlook Weekly. Non avevamo analisi. Però abbiamo la banda di Bollinger Ultra che è già stata toccata, quindi abbiamo su questa zona qui la possibilità di andare short. Attenzione. Ok, questo è uno short per me adesso di euro-dollaro, continuazione del trend. Entrata ed uscita, non si fa cose veloci, perché, vedete, è entrato, sto già godendo della somma positiva. Ok? Non si fa più, attenzione un attimino che sono entrato, tra un po' come la chiudo subito. Ok, comunque, dollaro australiano sulla banda di Bollinger Alta sta scendendo, perché sta abbandonando il massimo con questa prima candela rossa, quindi ancora un po' incerto, incerto. Dollaro australiano sul daily, togliamo un po' di analisi precedenti. Abbiamo un trend rialzista al massimo, guardate. Con trend rialzista spietato, una salita senza mai un ritracciamento decente. Quindi adesso è arrivato il momento di guardare i ritracciamenti. Mettiamo un Fibonacci, quelli classici, quelli che uso io, con la distanza di 25 pips, 25 di percentuale, quindi 0, 100, 25, 50, 75. Ok? Quindi il primo ritracciamento come potrebbe essere? Fino a questa zona qui, per esempio, 200 pips. Quindi c'è ancora spazio. Bene, preso cosa sul daily? Oltre a questo devo guardare un attimino anche il movimento, diciamo, delle candele. In questo caso qui noi abbiamo la candela che si sta bloccando su questo piercing di questa candela lunga. Abbiamo una candela lunga che è il trend che è partito qui. Quindi senza evitare, senza vedere niente, prendo il Fibonacci. Lo rimetto, guarda che il Fibonacci precedente era anche un po' sbagliato, infatti lo prendo anche quello precedente, lo sistemo, e questo Fibonacci qui lo metto da qui fino a questa zona qui. Ok? Andiamo a vedere dove siamo adesso. Quindi possiamo già capire adesso il perché il mercato è partito a ribasso. Guardate, dove siamo? Si vede? Non si vede, la mettiamo gialla. Notate adesso dov'è il prezzo? Sotto il 50% di questa ultima espansione rialzista. Addirittura ho anche sbagliato, perché dovrei prendermi questo qui, su questa zona qui. Quindi il 50% è questo. Quindi adesso è anche possibile aspettare e fare uno short da questa zona qui. In ogni caso lo short è da qui, da adesso mancano 13 pips. Quindi se il prezzo mi ritorna qui sopra, senza guardare i pivot, da qui io sono short perché il trend è ribassista. Ok?
L'importante è di arrivare ad un trend per prendere il 50%. Allora, immaginatevi, prendiamo di nuovo il nostro foglio bianco. Oggi didattica a tutto spiano. Immaginatevi, oh, penna. Un Fibonacci così. Sarà difficile metterli dritti, però guarda. Ok, facciamo finta che questo qui sia il 50%. Questo. Qui c'è un altro livello, più in alto. Ok? Il mercato per essere venduto sul 50%, oltre ad essere sceso, chiaro che deve scendere con delle candele. Adesso vediamo che questa candela prima arriva qui. Posso vendere il mercato con il prezzo che mi è arrivato al 50%? Noi deriviamo da delle candele rialziste. Diciamo che una bella candela lunga rialzista. Ok? Deriviamo da queste candele qui, da questo mercato qui, cioè da un trend rialzista. Trend rialzista. Stiamo scendendo, mi batte sul 50%. Ok? Adesso qui ho sbagliato un po', però uguale, non importa. Ci può vendere qui, in questa zona qui? Dai, vediamo qualcuno che mi risponda. Secondo voi è da vendere quando arriva al 50% del primo impatto ribassista? Questa zona qui è da vendere? Dai, Giuseppe? Va bene, Sirio, sei uno studente modello proprio. Dai, Giuseppe, a te, aspetta. Roberto, dai, che prima eri bello attivo, adesso sei un po' fuori fase. Dai. Dai, Cinzia. Luca. Dai, Ishi. Anche gli altri Giuseppi. Dai. Dai, Roberto, che è? Posso venderlo sul 50% o no? Chiaro che Sirio ha dato già la risposta giusta. Perché? Benissimo. Non hai sentito la domanda. La domanda è: puoi venderlo adesso che è arrivato al 50%? Allora, perfetto. Però allora, ok, benissimo Roberto. Allora, Giuseppe no, è sbagliato, non lo puoi vendere. Però vi metto un altro punto interessante. Se il prezzo invece ha fatto così, lo potete vendere adesso il prezzo? Dopo che il prezzo, questa candela qui me l'aveva già fatta fino a qui, però ho ritracciato un attimino fino al 50%. Ricordatevi perché io ho chiuso il trade prima dell'euro dollaro. No, ti conferma il long? Sei sicuro? Ti conferma il long? Sei convinto? Hai rifiutato il prezzo? Allora, la forza del 50%. Qui equivale un 50% long e un 50% short. Giusto? Ma siccome arrivi qui e sei sui minimi e non hai ancora fatto lo spike, non lo vende nessuno. Una volta che è sceso, che ha fatto vedere l'idea di andare short, e il mercato torna su, questo viene equivalentemente visto come un ritracciamento in un time frame inferiore. Quindi in questa zona qui in ogni caso lo devi vendere. Che poi nella giornata non scenda ancora oltre questo minimo, è un'altra cosa, ma qui lo devi vendere perché in time frame, siamo in caso che sia nel daily, nell'H4 o nell'H1 è un ritracciamento di un trend ribassista, un ritracciamento e poi di nuovo il trend. Quindi probabilmente andrà a fare un nuovo minimo rispetto a questo. Ok? Perché vedere una candela daily che ti fa una candela così e
e poi si rimangia tutta e da qui continua a salire, dovresti trovare un acqua in barra il bassista in tutta una giornata. Allora qui vai un attimino a vedere la possibilità di capire perché il mercato. Avevi detto giusto no, Giuseppe, perché l'avevi detto prima che io mettessi la spike. Fino a quando non c'hai la spike non lo puoi fare. Tu immagina che qui sei arrivato qui e questo è il 50% non c'hai la spike. Allora, a te Roberto va bene la tua idea, però tu ti immagini che la candela adesso continui la sua spike rialzista, torni sopra il 50%, continui a salire, ti si rimangia tutta la candela e diventi una pin bar rialzista o addirittura diventi una candela rialzista. Immagini una cosa del genere? No, allora l'immaginazione è tanto l'immaginazione. Quindi ti devi immaginare più che altro che o è finito la volatilità e bene o male rimani laterale, oppure addirittura continuare a farti un altro minimo e poi magari tornare su ancora un po' di più, magari neanche più ritornare sul 50, ma tornare solo qui. Quindi continuare la fase ribassista, perché questo è un time frame daily, però se vai in un time frame, mettiamo proprio da qui, H1, questo è il minimo che ha ricevuto, questo. Guarda, proprio anche questo era il minimo precedente, è salito e viene rivenduto fino a un nuovo minimo. Quindi da questo minimo qui è risalito e adesso c'è un ritracciamento. Quindi questo qui era il minimo precedente, salito, trend, sceso, ritracciamento, trend. Quindi adesso il dollaro australiano contro il dollaro americano è da vendere o no? No, no, e vedi che quello è come vendere, è come salire in corsa in un treno che sta in movimento, Giuseppe. Devi aspettare che il treno ritorni nella stazione o che ne passi il prossimo per salire di nuovo in treno. Quindi non devi prendere il trade mentre si muove. Ok, il trend logicamente chiaro, come ho detto prima, in un time frame inferiore è preferibilmente cercare lo short e non il long. Ok? Io lo vendo solo se mi rompe il breakout. Vabbè. Certo, cercare di short temporaneamente anche perché se il mercato adesso da questa zona qui potesse entrare short, lo stop loss potresti metterlo qui? No, no, non puoi metterlo qui. Purtroppo devi lavorare un po' scoperto perché in questa fase qui, e questo è quello che fa perdere più soldi a tutti i trader. Il mercato fa perdere soldi a tutti i trader, a tanti trader, proprio per questo motivo qui. Non si riesco a metterlo dritto. Uno ti immagini che questo qui sia un canale di lateralità. Qui, sceso, batte, torna su, torna giù, torna su, torna giù. Non sarà mai perfetto. Quindi andrà un po' fuori, andrà un po' sotto, andrà un po' sopra, un po' sopra, prima di prendere un trend. Quindi queste cose qui sono delle perdite di tempo per poi continuare il trend. Quindi le perdite di tempo potrebbero anche farmi una salita fino a qui, per poi tornare fino a qui, poi tornare su, poi tornare giù. Quindi nel migliore dei casi, onde evitare di incappare in questa lateralità, di evitare che ti faccia così, poi magari anche così, e poi tornare qui, poi così, e poi tornare dentro, e poi tornare di nuovo qui, e poi zac, tornare qui. Nel frattempo qui ti sei preso diversi stop loss. Quindi non ti puoi mettere lo stop loss vicino in questo caso. Purtroppo, 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 devi metterlo sopra il primo ritracciamento. Neanche su questa fase di pullback, che è la stessa, lo dovresti mettere qui. Ed è tanto per fare un trade. Rischio rendimento nel trading non è mai favorevole. Ok? Io sono entrato short, ci sono entrato short di dollaro australiano con il dollaro americano. Oggi ripartiamo con il trading e si riparte forti, no? Ok? Va bene anche questa come spiegazione? Piano piano mi convinco di una cosa. Siccome non mi piace quando mi dicono maestro, insegnante, di qua di là, no, però devo dire che quello che faccio
anche quello che cerco di trasmettere o insegnare, usiamo questa parola qui, che insegnare, abbiamo visto che deriva dal latino, che è segnare, cioè dimostrare, mostrare. Infatti, in spagnolo è la stessa cosa. Si dice mostrami, ok? Quindi io vi sto mostrando una cosa che io comunque faccio, no? Che anche magari nel mio piccolo o nel mio grande riesco a fare un trade profittevole di bassista, mentre magari chi cerca da solo short non riesce a gestirsi e non riesce a chiudersi lo short. Perché se io adesso entro qui, come sono entrato adesso, e il mercato mi arriva fino a questa zona qui, io ho già chiuso il mio trade, non sto lì neanche ad aspettare. Rischio e rendimento non mi interessa, ok? Quindi dollaro australiano, quando dollaro americano, me, short, guardando queste cose. Allora, qui abbiamo la stessa giochettino dell'euro-dollaro di prima, stiamo andando un po' oltre, però purtroppo oggi il webinar deve essere un po' più lungo perché ci sono tante cose da dire. Allora, campane gaussiane, lasciamo restare per non fare il giochettino di prima, dove siamo? Media 54 periodi, qui è andata sotto, qui è andata a ritestarla, quindi anche questa potrebbe essere un'idea un po' strana, però guardate, prendiamo da questo minimo qui al minimo precedente, la prolunghiamo, la mettiamo colore ciclico, la mettiamo di un colore ciclico e la mettiamo, non si vede niente, non si vede proprio niente, allora la mettiamo di un colore un po' più marcato, tanto la traccio. Traccio, traccio, eccola qui, la mettiamo di un colore diverso, la mettiamo magari di un colore più scuro, ecco, si vede meglio, no? Allora, questo potrebbe essere l'idea di interrompere il trend. Dollaro australiano, continuazione del trend ribassista, short sotto la media, sotto la trend line, scusate, non media mobile, ciclica. Perché devo andare short qui? Perché siamo sotto l'abbandono della media 54 periodi. Ok, questo minimo di Gauss che vediamo qui, dov'è che lo posso prendere? Qual è il minimo assoluto? Non li voglio segnare tutti. Questo è il minimo assoluto. Ok, qual è il massimo di Gauss? Non lo so, ancora non lo so, per il momento è questo. Però io ho un'idea che se questo è il minimo assoluto, se il prezzo mi va a finire qui sotto, incomincia il mio trend ribassista. Quindi, in questa zona qui, short. Perché se il prezzo mi va qui sotto, automaticamente, senza andarmi a fare un nuovo massimo, questo è il max Gauss. Quindi, qui è bello perché per chi non sa usare i Fibonacci, cioè, insomma, il minimo è questo. Il massimo è questo, ok? Dove siamo? Si può vendere sul 50% in questa zona qui? Certo, però non lo posso vendere alle 22 di sera. Lo vendo in un orario tranquillo. Quindi se stasera alle 19 mi arriva qui, non lo faccio, però domani guardo se in questa zona qui lo faccio più volentieri. Ok? Quindi anche il dollaro australiano l'abbiamo analizzato. La mia operazione è andata in positivo, cerco di guadagnare un attimino un po' di più perché cerco. Allora, il dollaro australiano è in correlazione nelle ultime settimane con l'euro dollaro, quindi l'euro dollaro che io ho già chiuso la mia operazione short continua ad andare comunque giù. Quindi siamo a posto, vedete come si stanno allineando tutte le cose? Ok, datemi una coppia, dai, ditemi cosa volete vedere. L'oro lo andremo a tradare, ma non con questo sistema qui, perché vi provo a vedere come tradarlo con un altro sistema. Dai, euro yen? L'euro yen dovrebbe essere ribassista. Euro sterlina? Euro sterlina che siamo dentro una congestione, mega congestione? L'euro sterlina sarebbe da comprare, attenzione. Attenzione anche al dollaro australiano che adesso ho messo giù la testa, qui abbiamo l'H1, però dovrebbe essere l'H4. No, dovrebbe essere il daily questo. Ok, quindi andiamo qui su H4. Allora, sterlina dollaro ed euro sterlina. Va bene, allora la richiesta va più che altro sull'euro sterlina, però ti dico Tiziano, io non lo comprerei.
meglio, non la venderei la rostellina, scusa. Non la comprerei, scusa, non la comprerei. Sto facendo un po' di confusione. Allora, non comprerei la rostellina perché la rostellina ha qualcosa che va in debolezza con l'euro-dollaro. Attenzione, il dollaro australiano con il dollaro americano, mi sa che tra un pochino mi chiudo anche il trade. Sta andando bene, lo chiudo. Vediamo un attimino, dai. Vediamo cosa rende ancora. Ok, comunque, allora, l'euro sterlina. Papà, webinar lungo oggi, Sto un po' tirandola un po' per le lunghe. Allora, andiamo sull'euro sterlina weekly. Allora, siamo in una zona di congestione. Da questa candela lunga, il mercato ha cercato la fase ribassista, toccando la banda di Bollinger bassa, è andato a toccare di nuovo la banda di Bollinger alta, tornando nuovamente nella parte bassa, e qui ha abbandonato di nuovo la parte alta, tornando sulla parte bassa. Ok? Quindi ha fatto 2 volte di test della parte alta. Siamo nella banda di Bollinger centrale. L'euro sterlina io oggi la venderei, non la comprerei, quindi darei di debolezza dell'euro contro la sterlina, quindi forza di sterlina dollaro. Non lo so se la sterlina dollaro sale o scende, non mi interessa, ma se devo tradare l'euro sterlina, non trado la sterlina dollaro. Ok? Quindi questa è una cosa. Quindi in questa zona qui non abbiamo, anche nel time frame weekly non abbiamo la spike, nel daily non avremo sicuramente la spike, ok? Poi siamo nella media a 100 periodi, quindi anche buono da vendere. E nell'H4 non vediamo, però andiamo a vedere nell'H1, la partenza del mercato è stata questa, non è questa la partenza, non è questa qui dove vedete qui, ma è stato praticamente il mercato aperto qui, questa è la differenza del broker, quindi dall'open price io non ho spike, perché questa cosa qui non la valuto. Quindi se torna qui sotto potrei incominciare a shortare l'euro sterlina, esattamente dalla zona dell'open price, perché vi ripeto, non esiste questo movimento qui, non esiste. È una divaricazione di spread che si permettono i broker, tutti i broker, a meglio, i provider di liquidità. Ok, adesso qui abbiamo anche un bel esempio per vedere la teoria di prima. Però l'esempio qua viene un po' falsato, perché io vi dico che questo minimo qui non esiste, ok? Non esiste questo minimo qui perché il mercato è partito qui. Quindi io dovrei prendermi il minimo di questa zona qui. Però, guardando un po', non ho un minimo assoluto. Prima vado a prendermi questo minimo qui, guardando l'orario 11, quindi è un minimo che esiste, es è esistito, non è un minimo di notte. Dove siamo adesso? È da vendere l'euro sterlina o no? La domanda a te, Giuseppe, Roberto, a te la domanda, visto che prima abbiamo avuto più o meno la stessa cosa, adesso te la chiedo di nuovo qui. Abbiamo l'euro sterlina sul 50% di un'espansione. Fai conto che questa candela qui non esiste. Oppala, questa qui non esiste. Il mercato è partito qui. Che dici? Da comprare o da vendere l'euro sterlina? Da vendere. Perché da vendere in questo caso? Siamo sul 50%. Perché è sotto di poco? Perché è sotto il pivot? Potrebbe essere un rimbalzo. E Sirio mi direbbe che non è da vendere, vero Sirio? Perché sotto il 50%, è sotto il 50%, non guardiamo queste cose. Perché non è da vendere, Sirio? Non sarebbe da vendere, perché se noi andiamo a vedere un po' solo ad occhio, da questo minimo qui a questo minimo qui a questo minimo qui abbiamo una scatola temporale, ok, disegnata un po' strana, però è una scatola temporale, quindi siamo arrivati a fine corsa qui, quindi normalmente non sarebbe né da vendere né da comprare, proprio perché abbiamo questo andamento qui e questo andamento qui. L'unica cosa è che questo qui non esiste, questo minimo abbiamo detto perché è quello dell'apertura, quindi non esiste. Quindi in questo caso qui siamo alla fine, addirittura sarebbe da comprare. Quindi onde evitare non si fa niente. Sarebbe per il long adesso, però onde evitare io non farei proprio niente, proprio perché siamo sotto il pivot, siamo sotto il 50%, non farei proprio niente. Perché poi magari ti fa una candela così,
arriva sul minimo, la puoi comprare dal minimo assoluto. Ok? Quindi sterlina dollaro intraday un po' ferma, rimettiamo al suo posto il 4 ore, rimane la stessa analisi. Guardate, ricordatevi che questo minimo qui non esiste, il minimo di apertura delle candele lunedì ti fa questo divaricamento di spread, quindi ti fa questa candela che non esiste nel mercato. Ok? Daily siamo in una zona sotto la media a 100 periodi, a 100 periodi esponenziale. Siamo dentro o fuori da questo canale verde, siamo un po' strani, è un po' strano anche da vendere qui, però si potrebbe tentare la vendita da questa zona qui, 0,89 e 92, ok? Poi nel weekly, avevo visto che siamo nella lateralità, chiaro che se mi rompe questo minimo qui è un po' difficile da capire perché abbiamo anche un segnale long della banda di Bollinger un po' piatta, quindi è un po' strana da leggere. Andiamo a vedere la stellina dollaro che forse ci dà qualche informazione in più. Abbiamo i segnali short della settimana scorsa. Segnali short della settimana scorsa che non sono ancora andati a target. Questa cosa qui potrebbe dare un input in più all'idea euro sterlina in long. Perché? Perché se io vendo la sterlina dollaro, vuol dire che la sterlina è debole e quindi sale l'euro contro la sterlina. Quindi in questo caso io starei attento a vendere l'euro contro la sterlina, sarei più dell'idea di comprarlo perché la sterlina perderebbe di forza. Quindi stiamo abbandonando la banda di Bollinger alta per arrivare alla banda di Bollinger centrale, ok? Poi per andare dalla banda di Bollinger più bassa. Sterlina dollaro daily, che così poi vi lascio. Abbiamo fatto un webinar un po' più lungo del solito. Abbiamo un andamento considerato la stranezza, forse euro sterlina laterale. No, perché l'euro, non so come dirtelo, sarebbe strano, ma a muovere la sterlina dollaro, o meglio, a muovere l'euro sterlina non è l'euro, in questo caso sarebbe la sterlina. Quindi se la sterlina dollaro decide di diventare debole, l'euro sale, anche se l'euro dollaro rimane fermo. Ok? Comunque, onde evitare o tra di uno o tra di l'altro, Roberto. Okay? Cerca di guardare quello più bello da tradare. Secondo me è più bello tradare la sterlina dollaro perché non è in una fase di lateralità weekly o daily. Okay? Bene, allora qui abbiamo un po' allora considerato gli elementi non dico bene, non ci vedo più. Un attimo che mi state scrivendo tutti. Lockdown in sterlina dollaro. Ah sì, beh, certo. Ok, vedendo i fatti della sterlina dollaro, ma la sterlina dollaro in lockdown. Un attimo che sta adesso sopra. No, un attimo solo perché sono sparite le domande adesso. Adesso ho toccato qualcosa. Ai 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 ai. Allora, l'ultima era lockdown in GB. Non so com'è il lockdown in Inghilterra, non lo so, non sono stato attento. Comunque, il lockdown c'è praticamente in tutto il mondo, quindi inutile stare lì a guardare queste cose. Con il lockdown si muove lo stesso il mercato, anzi, abbiamo visto che si muove anche il contrario. Starei più attento a guardare magari il daily. Le candele daily si stanno muovendo, poi vi lascio perché vedo che mi state scrivendo anche su Skype, quindi c'è tanta roba ancora da finire oggi. Allora, io andrei a vedere che non posso prendere nessun minimo se non questo minimo qui, per esempio, uno. Poi potrei anche andare a dedicare a un altro canale spostandomi ancora un po' più giù, questa zona qui, oppure questa zona qui. Diventa un po' tutto quanto un po' strano. Io prenderei tanto questa candela qui, che è una congestione di lateralità. Se notate, in congestione di lateralità vuol dire che se io vado a prendere il prezzo, quindi è una cosa che non ho mai fatto vedere, lo disegno così, lo disegno più fino, anzi ve lo disegno tratteggiato. Il corpo massimo di questa candela è questo. Ok? Guardate, non ci sono delle chiusure all'esterno di questa trend line. Questa non è una chiusura, la chiusura è questa. Quindi non ci sono chiusure di questo canale qui, ok? Di questo corpo qui. La metto però, la devo mettere, ecco, perfetta. Così abbiamo un bel mercato da leggere. Guardate la sterlina d'oro, dov'è adesso?
Soltanto se mi chiude all'esterno di questa linea tratteggiata, potrò incominciare a sortare la rodogna. Ok? Siamo sulla parte bassa del canale, ma saremo anche in un breakout della lateralità, che è una lateralità ribassista, ma è comunque una lateralità, perché vedete, sale, scende, sale, scende, sale, scende. Bene. Siamo fermi qui. Allora andiamo a vedere però sul grafico, visto che siamo sul grafico daily, come è messo il trend. Togliamo un po' di roba. Poi vi lascio, dai, l'ultima, poi finiamo. Magari sul grafico daily devo sempre, sul grafico, sull'Outlook weekly devo fare un po' di analisi perché me le hanno chieste e devo fare. È inutile. La didattica ne abbiamo fatta tanta oggi. Ah, pulizia, eh? Lasciamo stare i livelli di supporto e resistenza, li possiamo anche lasciare. Anzi, togliamoli proprio, eh. Vediamo anche questo, troppo vecchio, anche questo, troppo vecchio. L'unico questo sarebbe questo qui, che lo lasciamo in rosso perché è una zona di supporto e resistenza, vedete però se mi rompe questa, se la mettiamo di supporto, quindi la mettiamo verde. Quindi in questa zona qui, se il mercato mi rompe questo è un segnale short, più o meno da questa zona qui. Siamo sotto la zona di supporto. Stiamo praticamente entrando dopo questa fase di lateralità ribassista in un trend che persiste da questa zona qui rialzista, quindi sistemare un Fibonacci da questo minimo qui a questo massimo qui. Ok? E questo, guardate, il 50% che ce lo becca più volte, questo, quindi da questa zona qui tornare al 50%. Bel trade per la sterlina d'oro. Allora, così come un bambino direbbe tanto è long. Allora, parte bassa del canale, chiaro. Buona. Chiedere a Davide che è la sua. Allora, tanta roba. Sì, il trend è long. Il trend è chiaro che il trend è long, però, scusa, è giustissimo, però in un trend long non è che puoi metterti a fare il long sempre. A un certo punto c'è un ritracciamento dalla parte alta. Questo che stiamo facendo di trade qui è cercare un ritracciamento. Non sto cercando. Poi se il ritracciamento persiste abbiamo un trend ribassista, ma è difficile fare lo sappiamo, quindi lo so cosa intendi dire Silvio, Silvio, ma sto cercando praticamente cercare un trend non è il mio forte, anzi non è quello che sto cercando, non mi interessa proprio il trend. No, ma lo so come l'ha inteso Silvio, è perché non sto cercando il trend, ma sto cercando un trade. Quindi il trade lo cercherò sempre contro trend. Chissà perché noi dobbiamo fare i trade contro trend. Quindi se dobbiamo fare un long lo facciamo quando è sceso abbastanza. Se dobbiamo fare uno short è quando è salito abbastanza. Quindi siamo quasi sempre contro trend, giusto? I trader fanno sempre contro trend. Ok? Bene, vi lascio con tutto questo. Grazie della partecipazione. 2 orette, più di 2 orette, 2 orette e mezza di webinar, dalle 9:30 che parlo. 9:30, 10:30, 11:30, mezzogiorno, sono 2 orette e mezza. Grazie a tutti. Adesso sto un attimino a finire delle cose che ho cominciato e poi magari riusciamo a sentirci anche Sirio, oppure vediamo se magari rimandare a questa sera, perché oggi ho un po' di cosettine da fare. Io vi ringrazio a tutti della partecipazione. State attenti al trading. Se riuscite a fare del trading con le site tranquille, è la cosa migliore da fare. Per chi è all'inizio consiglio di fare trading con le sites veramente basiche, così cercate di capire com'è il mercato, fate meno danno, perché intanto ricchi subito non si diventa. Grazie a tutti, ciao, a domani mattina, 9:15, ciao ciao a tutti, ciao.